niente. Igilio Massari è il più grande maestro dolciario e pasticcere del mondo, anche se ha un'incredibile somiglianza con l'imperatore Palpatine di Star Wars. È vero, sì. Oggi è una bella giornata, ci sono 27 gradi secchi, la temperatura è esatta per cucinare un'immortale torta alle noci di Rotterdam. Posseggo un reattore nucleare perfetto per dare la croccantezza ideale ai biscotti rotondi con gocce di cioccolato himalayano. Ed ho creato un buco nero controllato in grado di miscelare la crema pasticcera assoluta del Madagascar senza creare grumi. Ieri però ho perso la mia frusta per uova della Lidl e mi ruga. A quanto ho visto, Jim e Bob sono due bifolchi spalamerda, ma ho preso 20.000 bigliettoni per fare questo featuring, quindi fanculo che mi forgino una frusta per uova nuova. Pop e Jim, due amici, due soci in affari, insieme per aiutare chi ha bisogno. Fratelli nella forgia, uniti nel metallo. Non servono a niente. Jim e Bob. Jim e Bob. Loro sono i Forgia Cose. Oggi siamo stati convocati da una vera leggenda italiana, quasi più di Maradona o Fonzi. No, parliamo del re di tutti i dolciumi liberi del mondo libero. Sua maestà, Igilio Massari, un vero genio, non come quel bugiardo di Cristoforo Colombo che ha rubato la scoperta ai vichinghi. Ma non è vero. Durante le puntate di Masterchef Italia, questo signor Massari si comporta da vera carogna e tratta i concorrenti come se fossero del colore sbagliato. Invece sono bianchi. E infatti non è giusto. Non tutti sono bravi a cucinare. È come se noi mettessimo lui a saldare il cassone di un pick-up e poi gli pisciassimo addosso perché non è capace. Quando Jim si fa carico di portare giustizia ai più deboli, mi viene voglia di avvolgermi come un cannellone e poi farmi riempire di ricotta da lui, anche se non sono ricco. Per forgiare la frusta per uova di Igilio Massari non è sufficiente un materiale comune. È necessario il platino, un metallo famoso per gli strumenti di precisione, i gioielli, e per descrivere i capelli biondi delle donne quando hanno un colore diverso dai peli della vagina. Dimmi una cosa, Jim, il platino è quella banana gigante in cui gli immigrati clandestini nascondono le tarantole, vero? Ma no, stupidone, quello è il platano, un frutto tropicale che sicuramente Massari utilizza per qualche pasticcino stramboide con i pistacchi di Saturno e il latte di cocco. Ma, Jim, il cocco non ha le tette, come fa a fare il latte? Anche la tigre non ha lo shampoo, eppure fa il balsamo. Porco no, quanto sei saggio. Ma allora dove lo prendiamo il platino? Non lontano da qui c'è un circolo di reduci del Vietnam. Quegli arzilli vecchietti con gli arti dispari nascondono spesso preziosi orologi nel proprio ano. Andiamo a trovarli. Grazie ad una dozzina di birre e ad una rissa, Bob e Jim riescono ad ottenere un grazioso cronografo in platino e due coltellate all'addome non letali. Questo orologio è magnifico, peccato per l'odore di culo. Tranquillo, basta una spruzzata di cazzuto chillit bang americano e la puzza di feci andrà via insieme al sangue e ai peli. Il resto lo faranno le fiamme. Forza, a tutto gas. Forza, forza, forza. È bellissimo, portiamolo subito al mastro dolciario prima che la mia ferita vada in setticemia e muoio. A bordo del loro camper volante, Jim e Bob raggiungono l'Italia, dove vengono abbattuti per errore dall'aviazione libica e ripescati in mare da una ONG. Dopo 3 mesi di schiavitù a raccogliere pomodori nel Sannio per ripagarsi la libertà, riescono finalmente ad incontrare il grande Igilio Massari nel suo castello di marzapane video sorvegliato. Ehi, scusate, c'è il signor Massari. Siamo i Forgia Cose. Jim, guarda, quello è un Oompa Loompa, oppure brunetta afro. Comunque, non è più alto di un fusto di Budweiser. Porco Bruce Springsteen. No. State per entrare al cospetto del signore dei cioccolati, distruttore del tiramisù, imperatore della crema pasticcera, lord del budino, Igilio Massari! Figata totale!
Jim e Bob, scusate il ritardo, ero in laboratorio e stavo cercando di creare il panettone molecolare. Avete un aspetto di merda, che cazzo volete? Come da copione, in cambio dei $20,000 che la nostra produzione ti ha girato, siamo venuti a portarti la frusta per uova di cui avevi disperato bisogno. Vedo che avete utilizzato il platino, che è perfetto per fare le palle del Profiteroles. Tuttavia io odio il Profiteroles perché sembra merda di asino sull'asfalto. Sì, quindi, maestro? E quindi la frusta potete ficcarvela nel culo, come probabilmente l'orologio con cui l'avete creata. Mi sa tanto che il Chillit Bang e il fuoco non hanno fatto il loro dovere, Jim. Aspetti un secondo. Lei non può trattarci così. Non abbiamo fatto tanta strada per portarle la sua maledetta frusta per uova. Già, per uova. E perché non se la prende con la gallina invece di picchiarle i figli? E va bene, per lo sbattimento vi darò in cambio due bignè. Basta! Sticcino italiano! Cosa c'è da dire? Che figata! Grazie, signor Massari. E come si dice qui in Italia, Jim? Happy Mafia! Sì, è vero! Happy Mafia e hasta luego! Ancora una volta, Jim e Bob hanno dimostrato che non serve andare al college se hai una forgia e qualcuno disposto a guardarti mentre violenti l'intelligenza del pianeta. Alla prossima! E Happy Mafia a voi! Happy Mafia! Jim e Bob, i Forgiacose!